Bambini, bambine, ciao e ben ritrovati. Siamo arrivati all'ottavo giorno della nostra novena, siamo il 23 di dicembre. Ascoltiamo il Vangelo di oggi. Matteo 19, 16, 22. Ed ecco un tale gli si avvicinò e gli disse: Maestro, che cosa devo fare di buono per ottenere la vita eterna? Egli rispose: Perché mi interroghi su ciò che è buono? Uno solo è buono. Se vuoi entrare nella vita, osserva i comandamenti. Ed egli chiese: Quali? Gesù rispose: Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non testimoniare il falso, onora il padre e la madre, ama il prossimo tuo come te stesso. Il giovane gli disse: Ho sempre osservato tutte queste cose, che mi manca ancora? Gli disse Gesù: Se vuoi essere perfetto, va, vendi quello che possiedi, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo. Poi vieni e seguimi. Udito questo, il giovane se ne andò triste, poiché aveva molte ricchezze. Oggi questa mia riflessione la apro in un modo un pochino inconsueto, un po' insolito. Facciamo un esperimento, bambini. Vediamo un po'. Chi di voi da grande vuole avere tanti soldi ed essere tanto ricco? Sulla mano. Ok, bene. Non vale dire bugie, eh? Adesso invece facciamo così. Sulla mano. Chi da grande vuole essere tanto povero? Sulla mano. Ok? Anche qui non vale dire bugie, eh? Io sono quasi sicuro che la maggior parte di voi abbia alzato la mano quando io vi abbia chiesto chi da grande vuole diventare ricco. E invece nessuno o pochissimi coloro che hanno alzato la mano quando io ho chiesto se da adulti, se da grandi vogliono essere poveri. E questo è un atteggiamento normale. Nessuno di noi desidera la povertà, però dobbiamo fare, bambini, questo è un concetto un pochino difficile da spiegare, soprattutto a voi. Dobbiamo fare una netta distinzione che Gesù non condanna la ricchezza, non è nemico di chi ha tanti soldi, Gesù. Perché si può essere amici di Gesù pur essendo tanto ricchi. E invece, al contrario, anche se può sembrare strano, uno che è particolarmente povero, che non ha nulla, può anche rifiutare Gesù, può anche non essere amico di Gesù. Quindi la ricchezza o la povertà economica, attenzione, i soldi legati ai soldi, non è un concetto legato a Gesù. Però Gesù che cosa dice in questo brano di Vangelo? Gesù mette di fronte a se stesso questo giovane ricco. Se questo giovane ricco, supponiamo che non fosse stato particolarmente ricco, ma avesse avuto una passione, supponiamo il gioco del calcio. E allora poteva tranquillamente dire così Gesù a questo giovane: Vai, smetti di giocare a calcio e poi seguimi. Ma siccome lui amava più il calcio che Gesù Cristo, non seguì Gesù, preferì giocare a calcio. Ora, giocare a calcio va benissimo e mi raccomando, anzi, lo sport fa più che bene e quindi più sport fate. Però capite che dovevo trovare un esempio per far comprendere a voi bambini questo concetto molto difficile da capire. Quindi, se noi desideriamo da grandi essere ricchi, non compiamo nessun peccato. Noi il peccato lo compiamo se, associata alla ricchezza, non vogliamo essere amici di Gesù, non vogliamo essere suoi discepoli, non vogliamo ascoltare che cosa ci dice. Perché se noi diventassimo ricchi, supponiamo che diventassimo ricchissimi, ma la nostra ricchezza la potessimo condividere con le persone che invece ricchezza non ne ha, magari un pochino più povere, che colpa ne avremmo? Nessuna colpa. Quindi loderebbe il nostro comportamento, Gesù. Ma allora qual è la povertà che ci vuole insegnare Gesù? Non è la povertà economica. Gesù non vuole che diventiamo tutti poveri. Non vuole che andiamo tutti in un angolo di qualche strada a chiedere l'elemosina con il cappellino. Purtroppo queste cose succedono.
E dobbiamo anche essere attenti a queste forme di povertà. Però non ci vuole tutti così Gesù. Capite? Ecco, però ci mette di fronte alle nostre povertà, cioè le fragilità. Sapete cosa vuol dire essere fragili? Quando magari sei un pochino più deboli su certe cose, no? Magari qualcuno ha qualche fragilità in italiano, qualcuno ha qualche fragilità in matematica, perché magari fa un pochino più fatica in italiano, in matematica, nella geometria, ecco, quindi ognuno di noi ha qualche settore dove fa un pochino più di difficoltà e quindi è un pochino più fragile. Gesù ci mette di fronte alle nostre fragilità e invece alle nostre sicurezze. Quando le nostre sicurezze, le nostre certezze diventano più grandi di quanto noi possiamo avere bisogno di Dio, e allora siamo nell'errore. È questa cosa qui che Gesù condanna, non il fatto di essere ricchi. Questo ragazzo di cui ci parla il Vangelo va via triste perché possedeva molte ricchezze. Ma se lui avesse posseduto qualcos'altro, magari tantissime passioni legate a lui, e avesse dovuto rinunciare a quelle passioni, sarebbe andato via lo stesso triste, capite? Quindi Gesù fa un intervento molto forte nei confronti di questo ragazzo del Vangelo, perché a Gesù non piacciono le vie di mezzo, a Gesù piacciono le scelte sì o no. E a volte per Gesù dobbiamo fare delle scelte nella nostra vita, soprattutto quando diventiamo grandi, quando siete piccoli, non tanto, non importa. Ecco, quindi non è legato alla ricchezza o alla povertà il messaggio che Gesù oggi ci vuole dare. Però è anche vero che più siamo poveri, ripeto, non soltanto economicamente, e ribadisco il concetto che è difficile da spiegare a voi bambini questo, non soltanto economicamente, ma a volte siamo poveri economicamente, ma siamo ricchissimi di noi stessi. E quando siamo ricchi di noi stessi, pensiamo di non aver bisogno di niente e di nessuno, pur non avendo tanti soldi. Ecco, allora quando noi siamo ricchi di noi stessi, rifiutiamo Gesù. Ecco perché occorre diventare poveri. Abbiamo iniziato questa mia riflessione con questo gesto di alzare il dito. Quindi vedete che sognare una vita, diciamo così, di successo, una vita in cui magari, non so, abbiamo anche qualche soldino, possiamo toglierci magari qualche soddisfazione, comprarci le scarpe di marca, comprarci il maglioncino più bello rispetto a uno un pochino più brutto, questo non è un peccato, capite? Ma quando noi fondiamo tutto su questa cosa qui e pensiamo di non guardare, di non vedere gli altri, perché tanto noi abbiamo tutto e gli altri si aggiustano, e allora questo è un concetto sbagliato. Io vi auguro, e qui concludo, di passare un ottimo Natale in questo momento difficile, difficile soprattutto per voi bambini che vi sentite un pochino più soli, ma anche noi grandi, soprattutto anche gli anziani. E quindi è un momento un po' difficile per tutti. Quindi un po' di pazienza, anche questa nuova formula della novena quest'anno va così. Io auguro a voi, auguro ai vostri genitori, alle vostre famiglie, i miei più calorosi auguri di buone feste. Mi raccomando, frequentate il più possibile, anche seppur in maniera virtuale, gli insegnamenti dei vostri catechisti, delle vostre catechiste, anche magari, non so, online, in queste modalità, un pochino diverse dal solito, però non smettete, ecco, di essere attenti al messaggio che Gesù vuole lasciare a voi. E permettetemi anche un saluto a Sandra, alle catechiste e a tutte le persone che seguono la vostra formazione. Io vi auguro che possa essere un Natale il più sereno possibile e che possiamo andare tutti, anche noi grandi, davvero alla radice del Natale, all'essenzialità del Natale, alla cosa più bella che ci lascia il Natale, che è la nascita di Gesù. Ciao bambini,
Buone feste a tutti voi, un arrivederci e un risentirci, magari in una maniera meno virtuale e più reale. Ciao, 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 ciao. La parola di questa sera è povertà. Leggiamo la storia perché alla grotta c'erano l'asino e il burro. Mentre Maria e Giuseppe erano in viaggio verso Betlemme, un angelo radunò tutti gli animali per scegliere i più adatti ad aiutare la Santa Famiglia nella stalla. Per primo, naturalmente, si presentò il leone. Solo un re è degno di servire il re del mondo. Io mi piazzerò all'entrata e sbranerò tutti quelli che tenteranno di avvicinarsi al bambino. Sei troppo violento. Disse l'angelo, rispondendo al leone che lo uccideva. Subito dopo si avvicinò alla donna, con aria furba e innocente che si muove. Io sono l'animale più adatto. Per il figlio di Dio ruberò tutte le mattine il miele più profumato e il latte più ricco di panna. Porterò a Maria e Giuseppe tutti i giorni un pollo grosso. Sei troppo disonesta. Tronfio e sfolgorante arrivò il pavone. Vi spiegò la sua magnifica ruota color del tigre e proclamò: Io trasformerò quella povera stalla in una reggia più bella del palazzo di Salomone. Sei troppo vanitoso. Disse ancora l'angelo. Passarono uno dopo l'altro tanti animali. Ciascuno magnificava il suo dono, un vano. L'angelo non riusciva a trovarne uno che andasse veramente bene per il compito delicato di custodire e aiutare il re dei re. Si accorse però di un paio di animali che continuavano a lavorare con la testa bassa nel campo del contadino, nei pressi della stalla di Betlemme. Erano l'asino e il burro. L'angelo li chiamò. E voi non avete niente da offrire? Niente. Rispose l'asino e afflosciò onestamente le lunghe orecchie. Noi non abbiamo niente oltre all'umiltà e alla pazienza. Tutto quello che abbiamo in più sono le bastonate. Ma il burro, timidamente, senza alzare gli occhi, disse: potremmo di tanto in tanto cacciare le mosche con le nostre code. L'angelo finalmente sorrise. Voi siete quelli giusti. Allora, avete visto quanto è grande Dio? Ha scelto gli animali più umili, più semplici, il bue e l'asinello. Loro dicevano di non avere nulla da offrire, invece, con la loro umiltà, avevano tutto da offrire. Avete fatto il presepe? Immagino di sì, o comunque l'avete visto. Che avete messo intorno alla capanna ad aspettare il bambino, la nascita di Gesù bambino? Non ci sono Erode, vero? I nobili, i sacerdoti, ci sono i pastori, la gente del villaggio povera. E perché questa scelta? Perché così è stato realmente. Non sono andati i ricchi ad accogliere Gesù, ma i poveri, i pastori sono stati i primi che hanno accolto l'invito dell'angelo. Andate, è nato un bambino, e subito sono andati. E pensate, non avevano nulla, nulla da portare, eppure hanno portato tutto ciò che avevano: latte, formaggio, lana. Questo cosa ci fa capire? Che davvero a volte, quando abbiamo troppo, ci s'offusca un po' la vista, no? Riusciamo a vedere solo le nostre ricchezze, riusciamo a vedere solo quello che abbiamo e vogliamo sempre di più. Pensiamo infatti alle persone ricche, non pensano mica a Dio, loro pensano di avere tutto, pensano che col denaro possono comprare tutto, ma non è così, perché col denaro soprattutto non si compra l'amore, la felicità, e anzi, tutte quelle ricchezze, quel denaro ci portano lontano da Dio, perché non abbiamo spazio per lui. Sapete, qualche anno fa ho avuto una grande fortuna, sono stato in Mozambico, nella missione diocesana, e ho vissuto 3 settimane con quelle persone, con loro, che non hanno niente, sono stata nei loro villaggi, vivevano in capanne fatte di paglia e fango, magari avevano una stuoia come letto, eppure vi assicuro che erano felicissimi, felici nella loro povertà. Cantavano, lodavano Dio, ma sapete che la messa là dura 2 ore e nessuno si lamenta? Sono felici loro di andare a messa, l'incontro con Dio è il momento più bello.
E poi una cosa che mi ha sconcertata, non avevano davvero niente da mangiare. Ho visto bambini che mangiavano una volta al giorno, bambini che non avevano scarpe, che avevano un vestito ed era sempre lo stesso per intere giornate. Nonostante questo, quando noi arrivavamo nei villaggi per trovarli, ci preparavano il pranzo con quello che avevano. Loro si sedevano per terra e ci guardavano mangiare. E guai non mangiare, perché quello era il dono, loro ci davano tutto. E una signora, quando praticamente dovevo partire e ritornare in Italia, è arrivata e mi voleva dare dei soldi. Io non volevo prenderli perché dicevo, ma no, non hai nulla, perché li dai a me? Eppure lei era pronta a privarsi di quel poco per darlo a me, per darmi la possibilità magari di comprarmi qualcosa in aeroporto per il lungo viaggio. Capite? Veramente queste sono le cose importanti, non è l'avere tante cose. A volte noi ci riempiamo davvero di tante cose. È giusto avere una casa, avere dei vestiti, curarsi, però a volte abbiamo troppo. Penso a volte alle ceste di giochi che ci sono nelle camerette e magari ci dimentichiamo anche di quello che abbiamo. Proviamo magari a fare spazio nella nostra vita, non pretendere di avere tutte queste cose, ma essere proprio come i pastori che hanno accolto Gesù nella povertà, essere come queste persone che ho avuto la fortuna di incontrare, che mi hanno insegnato veramente che cosa vuol dire essere felici, che non è possedere tanto, ma avere un cuore aperto, perché col cuore aperto e libero da tante cose riusciamo davvero a vedere gli altri e quindi a vedere Dio. Allora, anche stasera vogliamo recitare insieme la nostra preghiera che vedrete in sovraimpressione. Signore Gesù, riempi il nostro cuore. Con Maria, con gli angeli e con i pastori, noi ti adoriamo. Ti sei fatto povero per farci ricchi con la tua povertà. Concedi a noi di non dimenticarci mai dei poveri e di tutti coloro che soffrono. E anche questa sera siamo arrivati alla parte finale e al nostro fioretto. Come ci ha detto Elena, proviamo a imparare a spogliarci un pochino di tutte quelle cose che in realtà non ci danno la felicità. E allora, sempre per il periodo che stiamo vivendo, per tutto quello che questa pandemia ha portato, tante persone che hanno dovuto smettere di lavorare, tutte le persone che hanno delle attività come i ristoranti, i bar, gli alberghi, un sacco di persone che non hanno più avuto il lavoro. Se voi ogni tanto vi capita di sentire i telegiornali, spesso si sente dire che la povertà è aumentata, che ci sono tante persone che vanno alla Caritas, che è quel posto dove vengono forniti i pasti quotidiani, i vestiti, le cose, i bisogni principali. Tante persone che vanno in strutture così per prendere un pasto caldo, per approvvigionarsi di qualcosa da mangiare, perché non hanno più la possibilità di acquistarla, proprio a causa di questa pandemia che ha portato con sé, oltre a tutti i problemi di salute, anche tanti problemi economici e di lavoro. E allora abbiamo pensato che questa sera possiamo fare un gesto concreto nei confronti di tutte le persone che davvero hanno bisogno. Credo che sia capitato, magari non a tutti, se non accompagnate i vostri genitori a fare la spesa, ma i vostri genitori sicuramente hanno visto che all'ingresso dei supermercati ci sono questi carrelli dove c'è scritto posa se puoi, prendi se hai bisogno. È un gesto di generosità verso chi non può, è un gesto di generosità gratuita, perché non ci mettiamo la firma sopra a quel gesto, nessuno sa chi lo fa e chi ha bisogno può prendere senza sentirsi in difetto, senza sentirsi in dovere di ringraziare qualcuno, anche se nel suo cuore sicuramente ringrazierà chi è stato così generoso da lasciare quelle cose. Per cui chiediamo a voi piccolini di chiedere a mamma e papà di non comprarvi
non lo so, la cioccolata piuttosto che la Nutella, piuttosto che il dolcino che vi piace tanto, e di usare quei soldini per comprare un pacco di farina, un pacco di pasta, del sugo, qualunque cosa voi vogliate da mettere nel carrello della spesa all'ingresso dei supermercati, per aiutare qualcuno che in questo momento sta facendo tanta tanta fatica e che magari passerà un Natale non troppo felice anche a causa di tutto quello che sta accadendo. Ok, quindi bene, anche questa sera abbiamo terminato, questa era la penultima sera, ormai siamo alla fine, domani è l'ultima sera della nostra novena e sempre a causa di questa pandemia domani sera la novena non potrà essere proiettata alle 21, perché come sapete c'è il coprifuoco e quindi la messa di Natale deve essere fatta entro le 20. Per cui domani la messa a Sant'Antonino sarà alle 17 e a Saluggia alle 20 e ovviamente noi la novena la dobbiamo fare prima della messa. Quindi la novena verrà proiettata alle 15. In ogni caso, se qualcuno di voi non potrà collegarsi alle 15 non è un problema, perché poi sarà disponibile sul canale YouTube da poter riguardare in qualunque momento. Ma non perdetevela la novena di domani, perché c'è una grandissima sorpresa e solo se vi collegherete la potrete vedere. Per cui mi raccomando, ci vediamo domani sera. Natale cambierà, tutti buoni renderà. Hey! Dindonna, che felicità! Oggi è nato il buon Gesù tra la neve che vien giù, la neve che vien giù. Che felicità! To be, I choose the kindness, and if you gave some to me, I think we'd find ourselves here dancing in the street. Everyone we meet would smile a little daydream. It could be amazing, wouldn't it be wonderful if everybody gave a little love. Happiness. Nothing but eyes won't contain happiness. If I give this gift to you, wouldn't it everybody get a little love. If I give this gift to you, wouldn't everybody get